Ciao ragazzi, siete pronti per dei prodotti Pokémon a prezzi da paura? The Poké Hunter Store è il negozio online dove potrete trovare moltissimi prodotti Pokémon insieme a tantissimi pre-order di nuove espansioni. Perciò che cosa state aspettando? Il link è giù in descrizione. Ciao, io sono Nick, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui perché volevo farvi vedere un sito molto particolare e molto interessante che ho trovato negli ultimi giorni. Non so in quanti di voi ragazzi seguono la mia pagina Instagram e il mio gruppo Telegram, ma per un lungo periodo ho cercato di reperire le carte della General Mills e le carte del McDonald's fallendo miseramente ragazzi. Ho cercato di assicurarvi un fornitore che potesse fornirmi quelle carte, ma non sono mai riuscito a trovarlo, nonostante sia stato dietro a un sito che vende cibo americano, non sono mai riuscito a reperire i cereali. Avrei voluto tanto fornirvi un link per comprare quelle carte, ma non ci sono mai riuscito, fino ad ora. Oggi infatti ragazzi vi faccio vedere questo sito che a mio parere ha del potenziale enorme, che ha soltanto prodotti Pokémon in inglese, ma di una rarità molto particolare. E logicamente all'interno di questo sito troveremo anche le carte del General Mills e quelle del McDonald's a prezzi davvero molto competitivi. Ma bando alle ciance e andiamo a vedere il sito. Ragazzi, oggi infatti siamo sul sito di StockX. Che cos'è il sito di StockX, ragazzi? È un sito che segue gli andamenti di mercato per quanto riguarda moltissimi prodotti, fra cui elettronica, scarpe, orologi, borse e articoli da collezionismo. Essendo che tratta articoli da collezionismo, troviamo anche il reparto Pokémon, che è gigantesco. Ed eccoci qua ragazzi, abbiamo all'incirca 50 pagine di prodotti e come possiamo vedere dalla prima pagina c'è già roba molto interessante e a prezzi davvero molto competitivi. Infatti, come potete vedere qui, abbiamo tantissime cose che riguardano il destino sfuggente a prezzi davvero convenienti, fra cui le team, fra cui gli ETB e tanta altra roba che adesso andrò a mostrarvi. Da questo sito ragazzi, come vi dicevo prima, sono riuscito a reperire i pacchetti della General Mills e i pacchetti del McDonald's. Infatti, come potete vedere dalla schermata, troviamo i pacchetti del McDonald's che io sono andato a comprare. Aprendo la pagina vediamo che è possibile comprarli. Qua abbiamo 10 pacchetti a 41 euro. È veramente poco per 10 pacchetti, non è per niente male come prezzo. E se andiamo più in basso possiamo vedere che è possibile reperire anche quelli della General Mills, eccoli qua, che ho provveduto a comprare ad un prezzo di 51 euro, sono addirittura 10 pacchetti. Non è tutto oro quello che luccica ragazzi, però, perché unica pecca di questo negozio è che quando procedete all'acquisto avete all'incirca un 15 euro di spedizione. Vi chiederete voi perché è così elevata? Perché comprando da questo sito evitate tutte le tasse doganali e tutti i cazzi e mazzi che ci possono essere dietro. Quindi nei 15 euro sono compresi sia la spedizione che tutti i dazi doganali. Quindi non avete nessun tipo di problema. Pagata quella cifra siete a posto. E in ogni caso, se stiamo a calcolare i 15 euro più 51, i pacchetti comunque li pagate fra i 5,56 euro, quindi non è neanche poi così tanto come comprare un pacchetto normale da giornalaio. Stessa roba per quanto riguarda le carte del McDonald's. Perché vi sto parlando bene di questo sito ragazzi? Perché ha una miriade infinita di prodotti davvero molto particolari. Io ho fatto un giro veloce l'altra sera, ma ci sono prodotti della Madonna. Vi faccio un esempio: qui abbiamo una collezione di Kanto Power che in giro non è poi così facile da trovare, del 2016 ragazzi, a un prezzo all'incirca di 200 euro. Non è che poi così male, perché ormai questi oggetti sono veramente irreperibili. Abbiamo anche i box di evoluzioni ragazzi, a prezzi che si aggirano intorno ai 899 euro. Ma la cosa bella di questo prodotto è che puoi anche proporre un prezzo, nel senso, non vuoi comprare 899 euro? Fai la tua offerta e il venditore può accettare o rifiutare la tua proposta. Quindi se uno magari propone 700 se lo può portare a casa questo box, che in questo momento vale sui 1000 euro. Abbiamo anche le tin ricercatissime in questo periodo nei giornalai, ovvero quelle di Leafeon, Glaceon e Sylveon, 3 ad un prezzo di 114 euro. È un po' altino, però nel caso uno le volesse per forza qui le può trovare. Logicamente queste sono in inglese. Abbiamo pezzi davvero rari, fra cui anche questo bellissimo ETB
di evoluzioni, cose che ormai sono introvabili in giro, ragazzi. Anche su eBay non è così facile reperire questa roba. Qui ad esempio abbiamo anche un ETB di Shining Legend, pezzo anche questo che sta calando veramente di brutto e che non si trova più in giro. Logicamente il prezzo di mercato attuale è questo, di 400 euro all'incirca, anche forse un po' meno. Nel caso cercaste qualcosa di davvero particolare e non riusciste magari a trovarlo in siti come eBay o MKM, questo è un valido sito dove cercare alcuni oggetti. Logicamente non tutti convengono, per carità, ma molti sono davvero vantaggiosi. Vi faccio un esempio: anche box del genere, cioè io in giro non li vedo più. Questo Blackpoint XY si fa veramente fatica a trovare alcuni pezzi. Nel sito abbiamo anche delle carte gradate che ancora non ho ben capito che voto abbiano, perché non lo specifica, se non ho capito male. Quindi non so, è un po' un acquisto alla cieca a mio parere. Non comprerei mai delle carte gradate da questo sito, però secondo me indagando un po' meglio si può anche scoprire il voto della carta prima dell'acquisto. Non ci ho fatto ancora molti esperimenti su questo sito, ci ho solo comprato le carte del McDonald's e del General Mills, che se mi arriveranno ci porterò magari una bella live e vi riconsiglierò questo sito. Finché non mi arrivano le carte, ragazzi, prendete questo sito un po' con le pinze, perché lo sto provando io in questo periodo. Però se volete faccio un salto e guardarlo, ve lo linko nei commenti, ve lo linko nella descrizione. Abbiamo anche prodotti che riguardano il 20° anniversario, ragazzi, che sono anche questi davvero introvabili. Questo parte da un prezzo di 133 euro, non è neanche poi così male, ragazzi, perché questi prodotti qua ormai non esistono praticamente più. Abbiamo veramente di tutto e di più. Guardate che bello anche questo bellissimo ETB di Generazioni per il 20° anniversario. Tanta roba su eBay, questo pezzo secondo me non lo trovate. E ho notato che oltre ai prodotti in inglese abbiamo anche i prodotti JAP, ragazzi, cosa molto interessante, perché nel caso in cui non riusciste a trovare un fornitore per quanto riguarda i prodotti JAP o non vi fidaste comunque di alcuni siti, qua abbiamo anche i prodotti JAP. Vi faccio un esempio: qua abbiamo una collezione di Crobat del set Shining Star B ad un prezzo che è in linea a quelli che ci sono in questo momento in giro. Possiamo addirittura, ragazzi, trovare le mystery box del Walgreens. Non so se voi le conoscete, ma sono mystery box davvero molto interessanti che vengono venduti nei supermercati americani, e in questi box è possibile trovare il pacchetto vintage. Purtroppo sono un po' scammabili, nel senso che si possono pesare, e quelli che pesano di più solitamente contengono il pacchetto vintage. Anche qua, ragazzi, abbiamo cose davvero assurde, fra cui un box di XY Breakpoint, box che io non vedo in giro. Abbiamo la collezione di Rayquaza di Hidden Fates, che costano anche della testa in questo momento. Anche la collezione Megavolt, sempre in inglese, per quanto riguarda Destino Sfuggente. Abbiamo anche prodotti che io vi ho consigliato in alcuni video, tipo questi qua, che in Italia non si trovano perché non ci sono proprio. Quelli con i tre pacchetti, la carta promozionale. C'è una miriade di cose interessantissime. C'è una miriade di cose veramente molto interessanti. Anche queste collezioni che praticamente sono sparite dal mercato di XY. Insomma, ragazzi, c'è di tutto e di più. Adesso non vi faccio vedere logicamente tutte le pagine perché sono una cinquantina, siamo già arrivati alla 21esima, ma abbiamo visto cose davvero molto interessanti. Vi faccio un ultimo esempio: questa collezione quanto è bella, ragazzi, sempre di Generazioni. Quanto è bella questa collezione con la statuina di Charizard, la promozionale di Charizard e i pacchetti di Generazioni, l'asset di Generazioni. È incredibile, è pazzesco, questi prodotti qua non si vedono da nessuna parte praticamente. Comunque, ragazzi, detto ciò, nel caso dovessero arrivarmi in condizioni perfette e soprattutto le carte che ho ordinato, i pacchetti che ho ordinato, ovvero quelli di General Mills e del McDonald's, vi consiglio assolutamente questo sito per l'acquisto di tali carte, di tali pacchetti, visto che vi avevo promesso che avrei trovato qualcuno o un sito dove comprare quelle carte. Spero che questo sia quello giusto. Detto ciò, ragazzi, concludiamo col video. Sicuramente farò altri acquisti su StockX. Fatemi sapere anche voi se visionerete un po' il sito o se procederete anche voi nell'acquisto. Per il momento, ragazzi, non mi assumo nessuna responsabilità per quanto riguarda qualche scammata attraverso il sito, anche perché io lo sto sperimentando adesso, quindi vi ripeto, prendete il sito con le pinze, ma mi sembra un sito affidabilissimo. Ho letto delle recensioni su internet in cui ne parlano bene. Comunque, detto ciò, prima di lasciarvi, ragazzi, vi invito a passare tutti i link qui sotto, come al solito lasciate un bel like di supporto, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!